Adesso è il momento della dottoressa Maria Costanza Cipullo del Ministero dell'Istruzione. Buongiorno, dottoressa. Buongiorno a voi. Bentornata dal Fondo La Vita. Allora, la dottoressa Maria Costanza Cipullo del Ministero dell'Istruzione, Direzione Generale per lo Studente, l'Integrazione e la Partecipazione. Benissimo. Allora, dottoressa Cipullo, le Buongiorno. scuole, buongiorno. Le scuole, i bambini e i giovani sono costantemente al centro dell'azione di ASSIREM, come abbiamo visto, e rappresentano un obiettivo primario per i temi della prevenzione e sensibilizzazione. Il protocollo rinnovato di recente fra ASSIREM e il Ministero dell'Istruzione ha fatto sì che si potesse proseguire per un altro triennio con un importante progetto, il concorso nazionale Sonno Sondesto, rivolto alle scuole, appunto, giunto alla sua quarta edizione per l'anno scolastico 2021-2022. Ma prima di lasciarle la parola per la sua presentazione dell'edizione in corso, vogliamo mostrarvi un filmato molto eloquente, una sintesi emozionale del modo di lavorare di questi ragazzi che hanno già partecipato negli anni scorsi. Prego dalla Grazie. regia. Bambini adolescenti adottano abitudini scorrette. Tutta la notte sopra il letto cerco lei su Instagram e la mattina dopo scillo tra uno zoppo e un Doberman. Hai visto la mia foto con su scritto chi mi ama? Ormai sono le 4, dovrei essere in pigiama. La notte passo il tempo a fare selfie con gli amici. Dai, si è fatto tardi, è di un cornetto, che ne dici? La strada si fa di nebbia, non è alcol, che cos'è? Intanto più di un occhio, schiaccio, che cos'è? Perché non riesco a dormire? Mi scoppia la testa. Troppi pensieri. Voglio scappare dalle ansie e dalle preoccupazioni. Voglio scollegarmi da tutto. Anche per un attimo. Quando li trovo, devo morire. Buonanotte a tutti! Eccoci, allora, bellissimo questo video che fa una sintesi. Immagino che dia soddisfazione vedere come hanno reagito i ragazzi a questa proposta, a questa sollecitazione. Allora, questi lavori parlano da soli e scopriamo quanta sensibilità hanno i ragazzi e quanta capacità di recepire appunto i contenuti quando correttamente sviluppati attraverso iniziative di questo genere. E, dottoressa Maria Costanza Cipullo, perché il concorso Sonno Sondesto è in grado di far emergere i talenti e contemporaneamente di formare le nuove generazioni sul legame fra sonno e salute? Prego. Beh, devo dire, e voi lo sapete, insomma, la scuola è un osservatorio privilegiato, è un luogo privilegiato dove simulare i nuovi, i futuri cittadini. E, noi ci rivolgiamo ad un'età, lavoriamo su un'età in cui è molto facile proporre delle iniziative ad avere delle risposte, perché ragazzi e bambini sono sempre pronti ad accogliere dei nuovi stimoli, sono in grado di produrre anche con la loro creatività, con la loro emotività, perché questa è l'età dell'emotività, quella dell'età scolare. Se simulati bene, riescono a produrre delle cose molto interessanti. Quindi il Ministero dell'Istruzione, come lei ha accennato, dal 2018, adesso è stato rinnovato nel 2021, un protocollo d'intesa con ASSIREM, ma con varie associazioni che si occupano della prevenzione dei disturbi legati appunto a dei cattivi stili di vita. Quindi
il concorso attraverso la possibilità di favorire maggiormente la conoscenza del sonno e delle funzioni che il sonno ha nella vita di ciascuno di noi, cerca di promuovere degli stili di vita adeguati in un'ottica soprattutto di prevenzione. Ma non solo dei disturbi del sonno, ma anche di tutte quelle che sono le patologie legate a delle cattive abitudini del sonno o peggiorate da un sonno che non è sufficiente per qualità e quantità. Quindi sulla scuola noi lavoriamo molto come Ministero dell'Istruzione, ma soprattutto come Direzione Generale dello Studente, proprio per portare avanti delle azioni che permettano di prevenire le cattive abitudini, ma soprattutto di proporre dei corretti stili di vita, perché abbiamo visto che quello che manca oggi spesso è un'informazione corretta su quelli che sono appunto i temi della salute. Lo abbiamo visto con il Covid e quanta disinformazione e quanti danni può produrre la disinformazione. Invece l'avere e siglare dei protocolli d'intesa con le associazioni e fondazioni che portano avanti in maniera corretta, scientificamente validata, delle azioni che hanno una ricaduta positiva sulla salute, per noi è fondamentale. E questa edizione è la quarta edizione tornando al bando Sonno Sondesto, e ha visto partecipare più di 50 scuole in questi anni, e diciamo sono arrivati più di 200 elaborati che noi come commissione, che è inerente al protocollo di intesa, ogni anno valutiamo, vediamo e vediamo come sempre di più sta aumentando l'interesse e la partecipazione verso questo concorso. Quindi continuiamo sulla divulgazione, una grossa spinta, un input importante ha dato il Ministero dell'Istruzione con il protocollo d'intesa con ASSIREM, a quelle che sono quella che è una tematica che sta diventando e sta prendendo sempre più piede, quella che è appunto la tematica del sonno e l'importanza del sonno. L'hanno detto anche chi mi ha preceduto, e lo vediamo tutti i giorni nelle scuole, come i bambini a volte siano disattenti, come siano non abbiano delle grosse capacità di concentrazione. Abbiamo bambini, e lo sappiamo dai docenti che contattiamo, che si addormentano addirittura in classe. E quindi la nostra idea è quella di partire sin dall'infanzia con delle iniziative di informazione e sensibilizzazione sui temi del sonno, perché abbiamo visto, e lo ha detto anche il professor Assiram e la dottoressa Capponi, quanto effettivamente sia importante lavorare sui temi della prevenzione e della sensibilizzazione, proprio per evitare un continuo aggravarsi di situazioni che sono anche emerse negli screening che sono stati fatti anche con l'UNICEF, dove è venuto fuori che il 47% di bambini di età tra gli 8 e i 10 anni dormono meno del necessario. Ora, agganciare e partire con le campagne di sensibilizzazione attraverso anche l'ASSIREM, sin dall'età più tenera, cioè già dalla scuola dell'infanzia, la scuola primaria, è un modo per riuscire ad agganciare anche le famiglie, perché sappiamo che è l'età in cui ancora le famiglie sono nella condizione di dover essere in qualche modo presenti nella vita dei propri figli, avendo la responsabilità di una crescita sana. E attraverso le iniziative fatte nelle scuole riusciamo in qualche modo anche ad agganciare la famiglia, che in primis è deputata a dare delle buone regole per la crescita dei propri figli. Quindi diciamo che attraverso i ragazzi, attraverso i bambini, l'obiettivo è anche quello di sensibilizzare
gli adulti che sono i primi responsabili, appunto, soprattutto dei piccoli. Quindi la nostra salute, il nostro benessere dipendono, abbiamo visto, si è visto negli anni proprio dalla qualità del sonno. Quindi bisogna sempre di più far conoscere l'importanza del sonno nella vita di tutti, soprattutto lavorare sulla prevenzione dei disturbi che possono nascere da una cattiva qualità del sonno, perché sappiamo che la conoscenza, l'informazione, la sensibilizzazione e la campagna, le campagne di prevenzione devono venire prima di arrivare alla cura. E quindi diminuire i dati che ci portano ad avere appunto difficoltà, delle percentuali molto alte di difficoltà sul sonno, sui disturbi dell'apprendimento, sull'incidentalità stradale, perché abbiamo i ragazzi che a 16 anni portano i motorini, a 18 portano le macchine e l'automobile, quindi hanno la patente, e anche una mancanza di conoscenza di quella che è la ricaduta di una mancanza di sonno alla guida, sono tutti temi fondamentali, importanti per cautelare proprio i nostri ragazzi ed insegnare loro l'autonomia, ma anche a auto regolarsi, autoregolamentarsi con le informazioni giuste e corrette, quale noi come Ministero cerchiamo di portare avanti a 360 gradi. Bene, emerge dunque l'importanza di creare un link fra il Ministero, il mondo della scuola e associazioni come Assirem sul fronte proprio della prevenzione, molto importante. Per cui ringraziamo la dottoressa Maria Costanza Cipullo per il suo contributo e poi Grazie a voi. grazie. E poi ci troveremo magari più avanti, non so se si può trattenere, comunque vediamo anche dopo, vedremo gli elaborati nella terza parte della nostra non stop live, gli elaborati delle passate edizioni dei ragazzi. Di nuovo, Benissimo. arrivederci. A lei. Grazie.